Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Contro il presidente del Codacons, che è collegato con noi, nonostante la febbre, è qui Rienzi, c'è e lotta. Vediamolo intanto. Prendo atto di questo grandissimo scoop che sta circolando su tutte le testate, diramato dal Codacons, in cui campeggia il titolo «Fedez dichiara che è nullatenente». No, non è vero, non ho dichiarato questo. Come sempre, prendono un pezzo di una cosa, lo decontestualizzano, lo fanno passare per un'altra cosa. In uno dei tanti procedimenti per diffamazione che mi ha fatto il Codacons, tutti archiviati, ci tengo a dirlo, il giudice mi chiede: «Federico, tu possiedi beni immobili, navi che non possiedo, o macchine?» Io faccio «No, è tutto intestato». Stato la mia società, da questo punto di vista, riguardo a questa domanda, sono nullatenente, che non vuol dire che sono nullatenente in generale. Detto ciò, io ho avuto controlli da parte della Guardia di Finanza che non hanno mai rilevato nulla di illecito, attualmente non ho nulla in sospeso, quindi mi domando A. quale sia la notizia, B. quale sia l'illecito, C. perché il Codacons, per far parlare di sé, deve sempre buttare merda su di me e le persone con cui lavoro. Allora Rienzi, che fa? Butta... Uso il virgolettato, lo uso? Usa. Perché buttate merda su Fedez, come dice lui? Perché guarda, sono così preoccupato io per questa di separazione che non ci dormo la notte. Immagino. Mi dovete perdonare, io capisco che siete una trasmissione di gossip, no. Quanto ce ne può fregare questa separazione? Parliamo seriamente. Ma Rienzi, lei non ha capito le bollette della luce. Ma quale gossip? Lei non ha capito. Rienzi, però, scusi, ma si è occupato lei di Ferragni, mica io, e io per questo. Ma quando mai? Noi abbiamo denunciato una truffa a 300.000 consumatori a cui è stato venduto un pandoro al prezzo triplo di quello che era il costo, dicendo che i soldi andavano ai bambini malati di cancro all'ospedale di Torino. Questo è il nostro intervento, doveroso per il nostro statuto. Per il resto a noi di Fedez non ce ne può fregare di meno. Tanto io gli ho risposto broccolino, non so se conoscete la mia risposta. Sì, ho visto. Con un bel broccolo. Broccolino amoroso. Il problema è un altro. Non diamo importanza a questi personaggi, per carità, perché poi i giovani restano influenzati e pensano di dover fare come Fedez, come la Ferragni, e questo è sbagliato. È assolutamente sbagliato. Ecco, allora, vediamo tutte le aspetti, Rienzi. Vediamo tutte le vostre querelle. Beh, qui c'è la Ferragni che sta sistemando il pandoro. Ma allora,